Non è che vivo con particolare aspettativa o tensione l'esordio, vivo con una particolare attenzione la partita, che è molto più importante. Secondo me l'esordio lascia il tempo che trova. Io vorrei vedere un qualcosa di importante nella partita, questo è quello che mi aspetto. Mai non penso più che ci sia questa aspettativa di entrare in un campo e dire oh, guarda, oggi esordisco in Serie A, non fa parte più dell'uomo, insomma. Io non parlerei di inciampo, sono situazioni che possono capitare, però io guardo avanti, guardo con quello che ho a disposizione. Come ho sempre detto, a me dispiace per Reginaldo che forse ci teneva a esserci per la prima di campionato, però purtroppo non c'è, e per me chi va in campo è sicuramente importante quanto Reginaldo. Devo giocare con due giocatori importanti, con l'Ebbrienza e Mannini, di conseguenza non è che dobbiamo fasciarci la testa. Anzi, un motivo in più per far vedere che tutti possono aspirare per titolare. I mugugni lasciano il tempo che trovano. Cioè io questo modo di pensare del calcio a me non piace. Qui siamo tutti a lavorare, c'è gente che vuole restare a tutti i costi, c'è gente che ha un contratto e vuole rimanere. È una rosa ampia, sì, ma sanno tutti qual è il loro posto e cosa possono fare per guadagnarsi la possibilità di scendere in campo. Il fatto che un giocatore non può essere contento se sta fuori, anche qui è un luogo comune. Per me un giocatore quando firma un contratto non firma un contratto perché deve essere titolare. Qui, se vogliamo essere sempre banali nelle dichiarazioni, facciamo i banali. Il calciatore firma un contratto che fa parte di una rosa, poi può essere schierato, può andare in panchina, può andare in tribuna. Questo fa parte di quello che un allenatore vede un'altra settimana, che può essere opinabile, può essere soggettivo, ma non deve essere comunque un contratto, ecco. Andiamo a giocare contro una squadra importante, secondo me, anche se, come tutti dicono, è una partita da seconda fascia, no? Nel senso che la partita per il Siena è abbordabile. Io penso che tutte le partite siano difficili allo stesso modo, giocare contro una grandissima squadra, giocare contro una squadra come il Catania, anzi, a volte le insidie sono maggiori in queste partite. Se una partita giocata contro una squadra che ha dell'aggressività e della tecnica, e allora qualità migliori, perché sono una squadra costruita con 8-9 undicesimi da argentini, e questo fa sì che sotto aspetto caratteriale, ma anche conoscitivo tra loro, è importante. Sappiamo benissimo i sudamericani come sono quando si trovano insieme, come possono coesistere, che gruppo coeso può diventare a seconda delle aspettative che si creano. E poi sono giocatori che sotto aspetto a qualità nell'uno contro uno sono bravi. Perciò quando io ho detto dal primo giorno che sono arrivato il Siena deve cercare di giocare a squadra, è proprio per questo, perché noi dobbiamo essere un team compatto, non farci prendere e neanche lasciarsi andare alle prime difficoltà, e neanche lasciarsi prendere dall'entusiasmo come di solito può capitare. Io, come ultimo test, c'ho in testa al Torino, ho visto una squadra che in campo c'è stata nel miglior modo possibile, mi auguro di poter vedere il Siena ancora con quella mentalità, con quella voglia di soffrire e di portare a casa un risultato positivo. Giocheremo davanti a un folto pubblico e avremo pochi fan, ma tantissimi fan a casa che ci seguiranno, ci guarderanno e soffriranno insieme a noi. Però mi piacciono queste partite proprio perché siamo da solo contro tutti. Poi c'è uno stimolo in più, ma poi a me piace andare a battagliare. Vorrei tanto che alla testa dei miei giocatori si inculcasse questo sentimento, il fatto di a noi nulla è dovuto e dobbiamo soltanto conquistarci. Sappiamo che partiamo forse un gradino sotto rispetto a tantissime squadre, però nella mia vita so che non mi ha mai regalato niente nessuno, comunque penso neanche ai miei giocatori, di conseguenza andiamo a cercarcelo noi. Dobbiamo andare noi a far sì che portiamo a casa un sorriso. Tornare a casa dopo delle partite che non vanno bene è sempre brutto, perciò
anche questo, anche se andando in aereo il viaggio è breve, ma è sempre brutto tornare a casa, non sto ridendo, non mi piace. No, ma io l'unico rammarico che ho è che poteva essere la partita della città, la Fiorentina. Forse lo stimolo maggiore era quello per i giocatori che giocavano in casa la prima contro una squadra che per la città la vedono in un certo modo, però la vedono come una sfida, un derby importante, la sfida dell'anno, no? Però secondo me tutte partiamo sullo stesso piano, la prima è stata saltata, partiamo tutti, anzi ieri sera è partito il campionato. E noi dobbiamo farci trovare pronti, non ci devono essere alibi di stimoli tra la prima perché è saltata e la seconda sarà così. Non, secondo me bisogna. Iniziamo il campionato domani. Siamo preparati 2 mesi, è stato abbastanza lungo, è stato un parto travagliato, ma finalmente ci siamo e dobbiamo farci trovare pronti. Quella che avete visto in campo, penso che bene o male sarà poi quella che andrà. Nei nascondini, cosa nascondiamo? Non dobbiamo nascondere, tanto penso che dall'altra parte sapranno che se non gioca D'Agostino può giocare Vergasso, se non gioca Bolzoni gioca Gazzi. Non è che vai molto lontano nelle cose, cioè, almeno questo tatticismo nel calcio, nascondere, fare, che senso ha? Nessun senso. Mandarti in campo dandogli dei dubbi, secondo te dall'altra parte cambiano giocatori a mettere in campo? Non penso proprio, ognuno prova la partita secondo i giocatori che devono andare in campo. Perciò. La settimana l'avete vista, fate voi mister. Se secondo me la settimana è preparata per gestire tutte le situazioni che possono capitare durante la partita. Un attento osservatore può fare il mister. Un'altra settimana, voi potete essere dei ipotetici mister, basta vedere 2 allenamenti e forse potete fare la formazione. No, 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 siamo in 22 che partiamo, mi sono portato dietro anche dei giocatori che voglio che stiano con me, quale Contini, che voglio che entri un po' nel clima. Un giocatore importante per noi sotto aspetto caratteriale soprattutto, e voglio che nella bolgia ci sia anche lui insieme a noi. Devo fare di 22, anche sotto questo aspetto, secondo me, stare insieme. Bocca alla balena, in bocca al lupo, tutto quello che volete, ma tanto alla fine è un bel pallone, 22 in campo e correre, pedalare.